credo. In questa gradita occasione mi consenta, signor Prefetto, di rivolgere la più convinta assicurazione che l'amministrazione comunale di Fiumalbo continuerà ad operare in questo senso, con spirito di servizio e col massimo impegno. Il Comune di Fiumalbo però è anche un'importante e significativa realtà turistica dell'Appennino tosco-emiliano. È stato recentemente, con la legge regionale numero 24 del 23 marzo del 90, è stato insignito del titolo di Fiumalbo Città d'Arte, un titolo di cui la comunità fiumalbina e l'amministrazione comunale di Fiumalbo è molto orgogliosa, però più che un motivo di orgoglio diciamo che è uno stimolo per rendere sempre più accogliente e sempre più ospitale il nostro paese. Per i cittadini che ci vivono, ma anche per i turisti che si recano a soggiornare nel nostro paese. Auspico che ella possa trovare nella nostra provincia un terreno fertile e un clima migliore per svolgere il suo lavoro e le rinnovo insieme a tutta l'amministrazione comunale di Fiumalbo i più fervidi auguri di un buon lavoro e il sentito ringraziamento della nostra comunità per averci onorato della sua presenza. E mi è gradito anche consegnarle a nome di tutto il Consiglio Comunale queste due litografie, queste due acqueforti di Fiumalbo Città d'Arte, come ricordo di Fiumalbo Città d'Arte, del professor Pietro Lenzini, docente di Storia dell'Arte e naturalmente è un fiumalbino. Signor Sindaco, intendo lavorare al vostro fianco nel pieno rispetto delle autonomie degli enti locali. Su questo punto ci tengo molto a ribadirlo, perché non voglio che si pensi a una sovrapposizione nelle funzioni, nelle competenze e alcuna sovrapposizione di ordine gerarchico. Io sono qui a fianco a lei per collaborare con lei, con i suoi amministratori, nell'interesse della questa collettività, delle singole collettività di tutti gli abitanti di questa provincia, per cercare di risolvere nel limite del possibile quelle che sono le varie tematiche. Fiumalbo Città d'Arte, io infatti ho visto questo cartello venendo e appunto ho avuto modo di chiederle prima l'epoca a cui risalivo e ho avuto modo anche così, primo ingresso, anche nel comune di poter apprezzare questa bellissima sede comunale. E quindi voi avete anche un altro patrimonio, oltre che la bellezza della montagna, la bellezza ambientale, avete anche questo grossissimo patrimonio che avete difeso fino adesso e che quindi questo dimostra il vostro profondo senso di attaccamento a questa terra. Io quindi vi ringrazio ancora e quindi auguro a tutti voi un proficuo lavoro per le ulteriori fortune di questa città. E insieme poi vedremo che cosa possiamo fare. Grazie.